c'è qualche domanda, c'è una gentile signora al microfono. Sì, ovviamente parliamo in questa fase di domande, che il dibattito si apre, ma siccome durerà cerchiamo anche di farlo sulla base di una metabolizzazione delle cose che sono state illustrate. Sì, io prendo coraggio dalla disponibilità del sindaco ad ascoltare tutti e lo ringrazio, e volevo fare una domanda da incompetente. Nella più volte questa sera richiamata necessità di ridurre l'espansione del cemento, di tutelare il territorio, di ridurre il consumo del suolo, eccetera, eccetera, volevo vedere se è prevista la possibilità di per un cittadino di modificare nei termini dei giorni in cui è possibile presentare le osservazioni al piano, se è possibile modificare la destinazione della edificabilità del territorio in non edificabilità. Questo perché nel mio caso particolare ho una particella edificabile boscata che è confinante con altrettante particelle non edificabili ugualmente boscate, e volevo evitare di buttare giù il bosco di mia proprietà nel caso dovessi vendere, perché ho intenzione di salvare la mia particella così come Dio l'ha creata. Questa mia domanda è anche così parzialmente in relazione a un grave problema che interessa molti proprietari e centinaia di famiglie dei borghi carsici che entrano nel comune di Trieste, e riguardo al dragaggio di fondi per ICI non pagata in precedenza. Che non sono i fondali del porto, sono i fondi in questo caso. Fondi, sì. Dragaggio no, con effetti devastanti sia sulle finanze, sui singoli cittadini, effetti devastanti soprattutto per il territorio, in cui molti proprietari si sono visti costretti a vendere i loro terreni, non avendo la possibilità di ottemperare alle richieste assurde che vengono fatte dagli operatori delegati dal comune, e vendere le loro particelle a imprese che hanno riempito il carso di cemento di case, di familiari, di familiari, a schiera e qualsiasi cosa sia possibile immaginare. Io penso che la necessità di porre un limite a questa richiesta esagerata, riformulando intanto la possibilità, diciamo, il regolamento per il calcolo del valore, poi introdurre il riconoscimento della pertinenza delle aree, piccole aree, sa, che però sono messe alla periferia dei piccoli borghi nei quali vengono costruiti insediamenti esagerati, e la possibilità di evitare una contrattazione di tipo bizantino con gli operatori del comune che tendono a rastrellare il massimo possibile avendo un incentivo, e questo è vergognoso, su quello che riescono a rubare alla tasca dei cittadini. Non credo che tutti si sentano evasori fiscali, perché molta gente è entrata in questo circolo perverso senza conoscenze, in buona fede. Il comune non può non farlo, al di là della questione, non può non far pagare le tasse ai cittadini, cioè è un obbligo. Detto questo, è un obbligo nostro, di questa nuova amministrazione, di togliere tutto questo spazio alla relatività delle interpretazioni e a definire una volta per tutte che cos'è pertinenza e che cosa non è pertinenza, perché il problema è lì. Il problema è che ci esiste un concetto di pertinenza per il codice civile e ne esiste un altro per la pianificazione urbanistica. Allora, il lavoro su cui l'assessore Consoli è impegnato assieme agli uffici è in
intanto di fare un quadro normativo certo, perché credo che questo sia il primo atto dovuto. Per quello che era la prima parte, allora diciamo che una pianificazione urbanistica non può tenere conto delle singole esigenze del singolo cittadino. Dobbiamo fare un ragionamento e una pianificazione che vada ad ambiti, e quindi è vero che una zona può diventare verde, tutelata, non edificabile, ma se sta in un contesto con una sua coerenza, una sua logica. Come dire, se lei fosse proprietario di un fondo qua dentro, qua in mezzo al borgo teresiano, difficilmente potremmo dire questo perché il signore Mario Rossi ce l'ha chiesto, diventa inedificabile. Cioè, voglio dire, il francobollo inedificabile in mezzo a un contesto edificato non ha una coerenza di pianificazione, è un, tra virgolette, favore fatto al singolo cittadino. Allora, credo che la pianificazione non possa intervenire sulle esigenze del singolo. Vero è quello che lei ha detto, e cioè che nella fase delle opposizioni al piano, quando sarà adottato questo nuovo piano, lei avrà tutte le possibilità, se non si troverà soddisfatto, di presentare la sua esigenza personale. Certo che in questa fase l'ufficio di piano e i tecnici fanno un'analisi e un ragionamento e una progettazione chiaramente complessiva del territorio e non sul particolare. È chiaro che se poi la sua zona si trova a essere circondata da zone, come mi pare di capire, non edificabili, no? La cosa è molto più fattibile, perché diventa coerente che anche la sua porzione lo diventi. Ecco, se fosse diverso diventerebbe molto più difficile. Non è in mezzo alla piazza di Casovizza, è proprio chiaro. Sasco mi pare ha chiesto, no? Due cose. La prima, ho visto viene introdotto i 5 metri di distanza dei confini. Va bene in un periodo di salvaguardia, però stiamo ben attenti della necessità di poter introdurre delle deroghe. Ci sono, a parte la situazione di avere 5 metri da zona non costruibile, che direi che è palese, però in accordo fra confinanti ci sono delle situazioni che per rispettare i 5 metri del confine si va a distruggere un'area boscata che altrimenti non si distruggerebbe, dico in accordo fra i confinanti. Talune altre volte, viceversa, per dare un orientamento al fabbricato adatto per una struttura ecocompatibile, necessariamente bisogna andare in deroga. Per cui va individuato uno strumento che consenta in taluni casi alle amministrazioni di poter andare in deroga. Ci sono situazioni palesi in cui c'è la necessità e l'opportunità di farlo. Ecco, questo ovviamente in sede di adozione di piano. Secondo aspetto è questo: si parla di perequazione e compensazione. Il legislatore regionale purtroppo colpevolmente non ha introdotto una normativa urbanistica adeguata ai tempi nostri, e c'è una grossa colpa da parte dell'amministrazione regionale. Però in particolare nelle zone C che rimarranno, bisogna introdurre questo. Parlare di 02, vabbè, 02 vuol dire intanto le C non si costruiscono, vuol dire questo, può anche andare bene, insomma. 02 vuol dire ti blocco fino all'adozione del piano, poi ne discutiamo. Però poi con lo strumento della perequazione e della compensazione si può creare veramente un dialogo fra le due parti, e veramente si può ridurre al minimo il consumo di suolo dando un qualcosa dall'altra parte. Però è un elemento che dal momento delle salvaguardie della direttiva al momento dell'adozione, a mio avviso, va adeguatamente valutato. Grazie, ovviamente siamo d'accordo. Certo, che se parla male del legislatore regionale deve essere Roberto e non Edoardo. No, ecco, certo che in fase di adozione si possono stabilire anche le fattispecie in cui si deroga per ragioni, chiamiamole, di riconosciuta validità dalle distanze. Come giustamente hai detto tu, non è possibile farlo in fase di salvaguardia. Le zone C3 sono state create nel 75 e
all'interno delle zone citerali dovevano esserci dei piani per, che prevedevano altezze di 15 metri e 3 metri cubi per metro quadro. Citerali sono quelle messe per Livignano, per capirci. Erano C1 e adesso poi sono diventate C3 con la variante 96. E il sindaco che l'ha preceduta, perché ci sono dei proprietari che avevano i terreni bloccati per 25 anni, ha detto che riduceva la cubatura e l'aveva ridotta a 0,80 metri cubi per metro quadro, visto che quei terreni per 25 anni erano stati bloccati e non è stato fatto niente. Adesso voi ulteriormente riducete a 0,2 metri cubi per metro quadro. Mi pare come minimo, non so, guarda. Mi pare un'ingiustizia enorme. Mentre prima per l'edilizia pubblica si poteva fare 15 metri di altezza, adesso voi date un'ulteriore mazzata dopo che con la variante 96, non più di 3 anni fa, era stato modificato il tutto. Diciamo una cosa, che qui siamo comunque in una salvaguardia. Andiamo a verificare. Cioè, è una salvaguardia che dura da 75. In certe situazioni è chiaro che ci troviamo nel momento in cui si va a fare una pianificazione, ci troviamo a dover riaffrontare, perché non è mai stata risolta. Nel contesto, sto pensando a Timignano, sto pensando a Poggi Sant'Anna, in realtà il piano regolatore che abbiamo, stiamo avviando, deve rivalutare tutte queste aree. Cioè, il senso è questo. Mi rendo conto che se andiamo nello specifico rischiamo appunto di trovarci con delle aree in cui l'inedificabilità dura da tanti anni, ma è anche vero che non potevamo scorporare dal piano, da questo piano alcune aree e farle vivere autonomamente. Se andate a colpire già le aree disgraziate. No, ma io volevo aggiungere una cosa, cioè un grande lavoro è stato fatto per dare coerenza agli obiettivi generali delle direttive e quindi conseguentemente lavorare sulle salvaguardie. Va detto che le decisioni che sono prese, come è stato più volte ripetuto da parte del sindaco, in via cautelare, ovviamente che non possono che riguardare anche pesantemente le aree di nuova espansione nel momento in cui, come penso sia doveroso per una crescita di qualità, bisogna prima guardare cosa abbiamo di edificabile nelle aree già infrastrutturate, già prossime alle aree più densamente urbanizzate e poi andare ad occupare nuovo consumo di suolo. Quindi questa è una misura cautelativa che non poteva non essere presa, nel senso che non possiamo stralciare singoli ambiti da questa decisione. Cioè, mentre nelle B abbiamo graduato, diciamo così, e siamo partiti da un certo livello delle B, che sono comunque anche in quel caso le aree di margine, le aree più esterne, le aree che insomma forse vanno valutate, anche perché francamente guardando la zonizzazione della 66, in larga parte a me sfugge la logica per cui una zona è B4, una zona è B5, una zona è B6, una zona, cioè non capisco che disegno c'è per una città. Un piano non è fatto solo di zone che compongono come una pezza, no, di vestito di arlecchino il territorio, ma dovrebbe avere dietro un progetto, un'idea di città. Ovviamente questa idea di città si gioca molto sulle aree di espansione, quindi questa è la tipica misura cautelativa. Sappiamo benissimo che è una misura, per così dire, vessatoria rispetto ad aree che sono rimaste in salvaguardia da molti anni, ma che appunto forse anche con quelle misure di perequazione, di compensazione, di scambio, no, di spostamento anche di diritti edificatori, ci permetterà finalmente di avere un progetto per Trieste, cioè un progetto che non è che vada a bloccare tutte le possibilità di crescita, ma che le ricalibrerà in zone che permettano però di tutelare, di conservare il rapporto col paesaggio e le aree libere che ci sono. Quindi questo è per un periodo che comunque sarà un periodo, perché questo ce lo siamo ovviamente, la scelta di, come dire, chiudere, no, la partita della variante 118 e iniziare una nuova storia è
è stata guidata però da un patto interno e nostro con i cittadini, cioè di fare un lavoro di qualità ma in un tempo rapido. Cioè non possiamo ovviamente chiedere in un momento come questo di aspettare, dopo tanto tempo che si è aspettato un piano, no, di aspettare altri 4-5 anni. Quindi questa è ovviamente la nostra presa di responsabilità rispetto ad una decisione di questo tipo. Quindi un anno e mezzo, due anni massimo di tempo per arrivare ad adottare un piano. In quel momento lì le salvaguardie saranno molto meno generiche, generali, come è necessario che siano in questa fase, potranno ricalibrare e capire quali di queste aree poi effettivamente vadano salvaguardate, quali invece entrino, no, vengano ricalibrate come un altro tipo di zone e quindi secondo un progetto più ampio. Per quanto mi riguarda sono salvaguardie da oltre 30 anni e penso che sia un'ingiustizia totale, e prometto di ricorrere con tutti gli strumenti che posso avere a disposizione. Questo sicuramente è un suo indiscutibile diritto. Ma due cose, la prima è che il limite di 5 metri nelle zone a ridosso del centro storico mi sembra un po' poco, nel senso che se noi facciamo un palazzo di 10, 15, 20 metri a 10 metri di distanza da quello vicino, secondo me, ecco, non è una tutela vera e propria, secondo me, non lo è. La seconda cosa, qui si parla di riduzione di fumature esistenti. Se in un'area ci sono 5 progetti sugli unici 5 spazi verdi rimasti, siamo in grado di dire che in qualche punto non si costruisce o siamo in grado di dire si diminuisce di un po' e basta? Perché a questo punto non è un piano lavoratore. Se mi si dice che non è possibile, se ci sono 5 aree teoricamente edificabili, cioè tutte quelle che hanno gli alberi in una circoscrizione o in una zona, e mi ci dice che in nessuna di queste aree purtroppo il comune può dire non si costruisce. Si può solo dire diminuiamo di un po' l'edificabilità rispetto al precedente. Beh, la zona rimane completamente demolita e distrutta anche se le case sono un po' più basse. Questo è il problema. Questa è la situazione. Cioè, io penso all'area e ritorno. In circa di San Vito sono 5 aree libere, 5 aree edificabili, ma poi anche se si fa un po' più basso, un po' più alto, cambia relativamente. Il problema è che non c'è un progetto, non c'è nessun progetto. Il progetto l'hanno fatto altri, il comune ha fatto altri, per dire fate un po' di meno, ma non c'è su quell'area, su quella zona, nessun piano regolatore su quale il comune possa dire io cambio le cose. Allora rispondo subito, è giusto, ma lo può fare il piano regolatore, non lo possono fare le direttive. Le direttive, proprio nella preoccupazione che anche in quelle zone si verifichino degli eccessi nel consumo di suolo, no, hanno ridotto del 50%, che non è poco, nel senso che in molti casi la riduzione del 50% può far optare per non conveniente la prosecuzione dell'intervento, cioè se uno ha una riduzione di questo tipo preferisce magari aspettare di vedere cosa succede, però faccio un esempio, non potevano le direttive dire che quelle zone diventano verdi, che ci si fa un giardino, poteva farlo il piano regolatore adottato, le direttive potevano, voglio dire, limitare in questo caso la possibilità edificatoria, cioè l'osservazione è giusta ma trasferita al piano regolatore. Quindi, grazie per intanto e ci vedremo.